Bene, vediamo la correzione della verifica che abbiamo fatto a suo tempo mediante Socrative con sulle misure e l'incertezza sulle misure. La verifica consisteva di 10 quesiti o esercizi. Cominciamo dal primo. Il primo chiedeva: osserva il righello qui riportato. Vedete che la scala è in inches, cioè in pollici. E chiede il testo, fatemi scrivere in rosso. In pollici e indica qual è la sensibilità e qual è la portata di questo righello. Esprimi i risultati in pollici. Allora, la portata, che è la più facile, basta guardare l'ultima tacca del righello. Quindi la misura più grande eseguibile direttamente, che è la portata, è di 6 pollici. Oppure, se preferite, 6 inches. Qualcuno scrive anche così, 6 con la doppia virgoletta sopra. Ok? Perché è il fondo scala, la più grande possibile. La sensibilità, cioè la distanza tra un'attacca e la successiva, richiede di osservare che tra, per esempio, lo 0 e l'1 ci sono 8 suddivisioni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi la sensibilità, cioè la distanza corrispondente a due tacche vicine, è di un ottavo di pollice, cioè 0,125 mi pare. Qualcuno mi ha messo 0,1 accettabile, ma in realtà era un ottavo. Ok? Perché ci sono 8 suddivisioni. Andava bene anche questo. Questo era l'ideale, scrivere un ottavo. Oppure 0,125 o 0,1, pazienza. 0,1 è troppo approssimato. Domande fin qua? Ripeto, sensibilità massima misura, cioè, scusatemi, portata massima misura e sensibilità più piccola misura possibile, quella tra due tacchette piccole successive. Ok? Molto bene. Domanda numero 2, una cosa analoga alla precedente. Osserva attentamente la figura qui a fianco. Nel corso dell'esperimento in laboratorio ho usato questo cronometro e ho ottenuto il tempo indicato nella figura. Ok? Riporta in modo completo il valore della misura e della sua incertezza, della durata misurata dal cronometro stesso. Fatemelo un po' ingrandire se ci riesco. Ecco, qui, come potete vedere, okay, qui la scala è in secondi. Qui ci sono il 100 e il fondo scala. Qui corrisponde, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, quindi ogni tacchetta è un secondo. Okay, qui arriva fino a 18 perché si ferma 2 prima di 20. Okay, quindi la lettura e la sua incertezza sarà il tempo, chiamiamolo T, ecco, sono 18, che è la lettura più o meno la sensibilità dello strumento, che è 1 secondi. Ok. Infatti diceva la scala del cronometro è in secondi, quindi i numeri che leggiamo sono multipli di secondo. Ci sono domande? Qui poteva essere difficile guardare bene la figura, ma insomma con l'immagine ingrandendo si poteva fare. Passiamo alla domanda numero 3. Se due studenti hanno eseguito in misura in laboratorio, lo studente A ha riportato la seguente misura di massa, 12,0 più o meno 0,2 kg. Scusate. Ok? Lo studente B ha usato una misura di volume, 100 più o meno 1 litri, dove L sta per litri, appunto. Quale dei due studenti ha eseguito la misura più precisa e per quale ragione? Come faccio a confrontare? Qui ho addirittura misure grandezze fisiche diverse, proprio disomogenee, la massa e il volume. La qualità della misura è
meglio la sua precisione è data dall'incertezza relativa, che abbiamo indicato col simbolo E. Quella dello studente A, che è l'incertezza relativa sulla massa, vale l'incertezza assoluta diviso la lettura della massa. M0, M barrato, non mi ricordo cosa avevamo segnato quella volta. Quindi qui avrò 0,2 kg diviso 12 kg. L'unità di misura, come in tutte le incertezze relative, si semplifica, quindi quello che ottengo è un numero puro. E quindi ho 0,2 diviso 12, che è 0,016 periodico. Scusate, ho cambiato colore, meglio scrivere tutto in rosso. E questa è la precisione della misura A. Lo studente B, l'incertezza relativa sul volume, è 1 litro diviso 100 litri, quindi è un centesimo, 0,01. Ok? Che come vedete, questo numero è più piccolo di questo. Quindi l'incertezza relativa sul volume è più piccola di quella sulla massa. Quindi ha misurato meglio lo studente B, perché ha avuto un dato più certo, cioè 1 su 100. È un'incertezza che conta meno che non 0,2 su 12. Anche se 0,2 come incertezza assoluta è più grande di 1, però sono unità di misura diverse. Che quello che conta nella precisione della misura è il rapporto tra l'incertezza assoluta e la misura stessa. Quindi più piccola l'incertezza rispetto a quello che devo misurare, meglio conosco quello che ho misurato. Quindi lo studente B ha eseguito una misura più precisa, cioè conosce quello che doveva misurare meglio di quanto lo studente A non conosca quello che lui doveva misurare. Ok? È tutto chiaro? Attenzione a un'altra cosa che potrebbe verificarsi in casi come questo. Ci si può chiedere, ma se quando calcolo l'incertezza relativa, se faccio questo rapporto, come scrivo il risultato, cioè quante cifre metto? Beh, dipende da che uso ne faccio. Okay, qui è chiaro che se devo confrontare questo numero con 0,01, è chiaro che se la seconda decimale è la stessa, non mi basta fermarmi alla seconda decimale, metterò anche la terza, come minimo. Okay? Cioè devo usare un'approssimazione, un arrotondamento che mi permette di dire quale dei due numeri è più piccolo, a meno che non siano proprio identici. Se no non posso fare il confronto, no? Non so se è chiaro il concetto. Ok? Mettete che qui per fortuna non succedeva, perché se mi fermavo alla prima qui avrei messo 0,02. Ma mettete che qui veniva 0,013. Se mi fermassi alla prima decimale avrei approssimato con 0,01 e avrei ottenuto un numero uguale a questo. Quindi il confronto non potevo più farlo. Quindi in questo caso tengo conto anche dell'altro decimale, non solo di quello che nei due combacia. Mi servono informazioni sufficienti a poter decidere quale dei due numeri è più grande. Spero di essermi spiegato. Ok? Bene, passiamo al 4. Allora, il 4 chiede: in una giornata d'estate esegui due misure del volume dell'acqua contenuta in un recipiente graduato, quindi che porta direttamente le misure del volume. In questo caso il volume è una misura diretta, perché sul recipiente c'è segnato il volume del contenuto. Fai una prima misura alle 10 del mattino e ottieni V1 100 più o meno 2 millilitri. Poi fai una misura un'ora più tardi e ottieni V2 uguale 98 più o meno 2 millilitri. Puoi affermare che il volume dell'acqua è diminuito. Ok? Cioè possiamo dire che V2 è minore di V1? Se così fosse, vorrebbe dire che V2 meno V1
è minore di 0, è negativo. Oppure se preferite che V1 è maggiore di V2. Quindi dobbiamo fare la differenza, facciamo così forse è più semplice. Se il volume fosse diminuito, vorrebbe dire che il volume con 1 è maggiore del volume con 2. Quindi la differenza tra il primo volume che ho misurato meno il secondo è più grande di 0. È così? Beh, andiamo a fare questa differenza. Abbiamo 100 più o meno 2 millilitri meno 98, quindi la differenza V1 meno V2 vale la differenza tra le due letture, quindi 100 meno 98. Più o meno, se faccio la differenza tra due grandezze, sommo le incertezze, quindi ho 2 più 2, 4 millilitri. Allora, 100 meno 98 quanto fa? 2, più o meno 4 millilitri. Questo è significativamente maggiore di 0? Risposta no, perché questo dato significa che la differenza si trova tra 2 più 4, che fa 6 millilitri, e tra 2 meno 4, che fa meno 2 millilitri. Qui lo 0 è compatibile, sta dentro questo intervallo. Quindi la risposta è no. Non posso affermare che il volume è diminuito. Perché? Perché la differenza nulla è compatibile con i dati che ho ottenuto. Cioè, se ho due misure, 100 più o meno 2 millilitri e 98 più o meno 2 millilitri, queste due misure non sono diverse tra loro. Perché l'incertezza con cui le ho misurate è troppo grande. Mi serviva, visto che la differenza è 2, mi serviva una misura che fosse, magari su un'incertezza assoluta, più piccola di un millilitro. Con 2 millilitri non riesco a fare questo confronto. Cioè lo posso fare, ma non posso dire se V1 è più grande di V2 oppure no. Perché ho un'incertezza sulla differenza troppo grande. Non so se mi sono spiegato, tutto chiaro? Molto bene. Quindi alla domanda per quale ragione, la ragione è il fatto che l'incertezza delle misure, 2 millilitri, è troppo grande. Quindi non mi permette di dire, anche se la differenza apparentemente c'è, 100 è più grande di 98, questa differenza è troppo piccola, ok, per essere rilevata con un'incertezza di ciascuna misura di 2 millilitri. Quindi la risposta è no, non posso affermare che il volume è diminuito. Perché? Per quale ragione? Perché le incertezze assolute delle due misure sono troppo grandi. Avrei dovuto misurarlo con uno strumento più preciso. Poi, esercizio numero 5, anzi domanda numero 5, dice: quale delle seguenti affermazioni sulla misura di una grandezza fisica è corretta? La prima dice: la misura è precisa se non ha incertezza. Posso avere misure senza incertezza? No, qualunque misura faccio, siccome uso uno strumento, avrò senz'altro un'incertezza. Poi la misura è precisa se l'incertezza assoluta è molto più piccola del valore della grandezza. Questa è corretta. Perché? È precisa perché? Perché vi ricordate, l'incertezza si valuta, la precisione si valuta con l'incertezza relativa, cioè chiamiamola x fratto la lettura. Se questo è molto piccolo, la misura è precisa. Se l'incertezza assoluta deve essere molto più piccola del valore della misura, allora posso dire che la misura è precisa. Questo deve essere minore di 1. Questa è corretta. La C afferma il contrario, quindi è praticamente falsa. La precisa se l'incertezza assoluta è maggiore, questo ovviamente no. E D, la misura è precisa se la sua incertezza relativa è maggiore di quella percentuale. Anche questo non ha senso in confrontare la misura relativa con la percentuale. No, sono la stessa cosa, solo che sono scritte in due modi diversi. Ok? Quindi la risposta corretta era la B. Quesito numero 6.
La misura della lunghezza di un tavolo è di 170 più o meno 1,1 cm. Qual è la sua incertezza relativa? Quindi abbiamo L del tavolo che vale 170,0 più o meno 0,1 cm. L'incertezza relativa a L vale l'incertezza assoluta che è 0,1 diviso la lettura che è 170 e viene circa, vediamo se riesco, 5,8 per 10 alla meno 4, quindi circa 6 per 10 alla meno 4, quindi la risposta corretta è la B. Notate che anche in questo caso l'incertezza relativa è priva di unità di misura. Se l'avessi voluta in percentuale, moltiplicavo 6 decimillesimi per cento, quindi veniva 0,06%. Ok? Domande fin qua? No. Quesito numero 7. Il risultato della somma tra 2,5 più o meno 0,03 cm più 10,05 più o meno 0,04 cm, motivo la scelta. Qui ho, chiamiamoli A e B. Allora la somma S, A più B, sarà un numero che è dato dalla somma di A più B, quindi la lettura di A più la lettura di B, più o meno la somma delle incertezze, delta A più delta B. E quindi avremo 10,05 più 2,05, questo farà 12,54 e la somma delle incertezze 0,03 e 0,04 fa 0,07 centimetri. Per cui la risposta corretta è la C. Sommo sia le letture che le incertezze. Se fosse stata la differenza, per esempio, che ne so, B meno A, avrei dovuto fare 10,05 meno 2,5, ma comunque la somma delle incertezze, quindi 0,04 più 0,03. Ok? Anche quando sottraggo, grandezze fisiche, le incertezze si sommano. Quesito numero 8. Quando si ripetono diverse misurazioni della stessa grandezza fisica, il suo valore alla fine è dato, il valore di quella grandezza, vi ricordate quando abbiamo fatto l'esperimento sul pendolo? Abbiamo preso 5 cronometristi che prendevano 5 volte il risultato della stessa durata, no? E poi abbiamo preso come valore affidabile la media dei tempi. Quindi la grandezza che prendo per buona è la media aritmetica delle misure che ho fatto, delle misure ripetute, quindi la risposta è la A. Se ho misure ripetute della stessa grandezza fisica, differiscono tra loro a causa degli effetti casuali o statistici. E quindi il valore affidabile, il valore indicativo delle misure, è quello che viene dato sommandole tutte e dividendo per quante misure ho fatto, cioè la media aritmetica, per il motivo che abbiamo visto a suo tempo. Tutto chiaro? Allora, numero 9 dice la larghezza di una cornice di legno è di 5 cm ed è ottenuta con un metro che ha una sensibilità di 1 mm, quindi la lunghezza è di 5 cm e la sensibilità è del millimetro. Il millimetro sono 0,1 cm. Quindi, quale dei seguenti è la misura corretta della lunghezza della cornice? Quindi, se esprimo in centimetri, ho un errore sulla prima decimale. Quindi dovrò mettere non 5, ma 5,0, più o meno 0,1 cm. Oppure, se uso i millimetri sarò 50 più o meno 1 mm.
devo tener conto di dove cade l'incertezza. Cade sui millimetri, quindi sui decimi di centimetro. Ok? Ultimo quesito. Uno strumento che ha la sensibilità di 0,1 mm è utilizzato per misurare il diametro di base di un cilindro d'acciaio. I risultati delle misure, quindi possiamo immaginare che magari diverse persone misurano la stessa cosa, oppure la stessa persona fa le misure più volte, come nel caso appunto delle durate dell'oscillazione del pendolo che abbiamo fatto in classe. Okay? E otteniamo questi dati. Esprimi in modo corretto la misura del diametro. Cioè, se ho queste misure ripetute della stessa grandezza fisica, la lunghezza del diametro, chiamiamola d piccolo, sarà la lettura più o meno l'incertezza su d, okay? E per il valore affidabile della misura prendiamo la media, cioè la somma di tutte queste grandezze diviso quante sono? 5. E come incertezza prendiamo la semidispersione massima, cioè la massima misura di D meno la minima diviso 2. E se lo facciamo cosa otteniamo? Beh, per D medio otteniamo circa un 20,9 più o meno 0,3 mm. Qui dalla media sicuramente viene un risultato con più decimali. Mi fermo al primo perché? Perché l'incertezza è sul primo decimale. Ok? Ripeto, se ho misure ripetute, la misura più affidabile, la misura indicativa di quanto ho raccolto è la media aritmetica, quindi 20,8, 20,6, 21,1 eccetera eccetera più 21,1 diviso 5 e come incertezza prendo il più grande di questi che è 21,1 meno il più piccolo che è 20,6 tutto diviso 2. Domande? Tutto chiaro? Se non ci sono domande direi che mi posso dimmi. Allora, vediamo se riesco a trovare la calcolatrice. L'incertezza, se ho tanti dati su una popolazione di dati numerosa, tipo 20, 30, 50 dati e in su, l'ideale è fare la deviazione standard. Se ho pochi dati, come in questo caso, è buona norma. Okay, fare magari una sovrastima dell'incertezza, che è la semidispersione massima. Ora, il più grande di questi numeri, che è 21,1, meno il più piccolo, che è 20,6, mi dà 0,05 diviso 2, viene 0,025. Quindi questo numero viene, scusate, 21,1 meno 20,6 diviso 2 viene 0,25 centimetri, no, millimetri, scusa. Questo lo si approssima per eccesso. Se butto via il 5, tengo il 2, quindi aumento il 2 di 3. Normalmente nelle incertezze si tiene una sola cifra significativa diversa da 0 più a sinistra. E avendo 0,3 come incertezza, mi fermo quando scrivo la media al primo decimale, perché l'incertezza 0,3 cade sul primo decimale. Quindi magari se qui veniva 20,85, 5 lo butto via, l'8 diventa 9, ecco perché viene 20,9. Ok? Tenere due cifre nell'incertezza, due cifre significative nell'incertezza è un po' un eccesso di zelo. Una è più che sufficiente.
Ci sono domande? Altre domande? Bene.